Ok. Che rischio. Sembrava che non partisse. Invece è partito. Ok, ci siamo. Ciao Piero. Forza BMX. Primo amore non si scorda mai. Ciao Matteo. Ciao Giorgio. Ciao, 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 ci siamo. Allora, 57. Anche il Checca è già pronto, sempre puntuale, ligio a dovere da buon professionista qual è. Ciao Luca, ciao Eris. Siete pronti? Non siete stanchi dopo 2 giorni? Eccolo lì, eccolo lì. Abbiamo avuto qualche problema col collegamento, ma ce l'abbiamo fatta. Alessandro, ciao Alessandro Muraro, ciao Alessandro Reguzzo, ciao Dario. Allora, 17:58, aspettiamo un altro minuto e cercherò di rispondere alle mail che mi arrivano in questi giorni. Chi mi conosce, sono risposte che magari già sa, ma visto che sono arrivate, tanto Alberto DJ, tienimi sempre aggiornato sui livelli di voce e quant'altro. Ciao Nicola, ciao Fabio. On fire, yeah, BMX rules. Fate fare BMX a tutti i ragazzini, voi che avete ragazzini di ascolto, quando sarà finito sto casino, fate fare BMX ai ragazzini, ok? Anche le altre cose, ciao Daria, ciao, ciao, ciao Daria. Ciao Christian, ciao all'Altair San Pio X, ciao, ciao Marco. Ciao Fede, ciao Federica Sottana, ciao, ciao Mauro. Ciao Riccardo, direttamente, e Andrea Ienna, direttamente da Vicenza. Ciao, 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 il gruppo ciclistico Monte di Malo. Monte di Malo, ricordiamo che equivale al Poggio del ciclista. Grande BMX Italia, guarda là dietro cosa c'è, un pezzo storico, eh? C'è una Hatch, la Hatch con la quale ho vinto il campionato europeo, Quindi old school, new school, BMX nel cuore, sempre, l'ho detto in ogni intervista di tutta la carriera, Quindi tutto è nato da BMX. Ciao Marco, ciao Valentina, ciao Teppa grande piede, ciao Stefano, ciao, 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 ciao. Allora, cercherò di rispondere, ciao Edoardo, a un po' di domande per le mail che mi arrivano. Allora, domande frequenti, ho fatto qua una playlist, grazie a tutte queste mail. Allora, Angelo, fai tabelle di allenamento? Sì, ed è per questo quando uno mi scrive per la mail che non gliela mando, perché sto facendo questo gratuitamente, lo faccio volentieri, però tenete presente che questa è una lezione che d'inverno le persone pagano e profumatamente, ok? E quindi lo faccio volentieri perché è il mio patrimonio e lo regalo volentieri, ma questo ha un valore. Stessa cosa per la tabella, quando uno mi dice fammi una tabella per la mountain bike e fammi una tabella per la palestra, e mi sono arrivate molte mail scritte così, è come se voi diceste a un geometra fammi il disegno della casa. È la stessa cosa, perché a casa mangio di tabelle, certo, è il mio lavoro. Domanda 2. Esercizi di tecnica da fare in MTB, in garage, prossimi giorni, ci inventiamo anche quello. Ciao Andrea. Altra domanda che mi avevi spesso, ma tu fai bike fitting, fai posizionamento sulla bici? Sì, non mi piace fare pubblicità, se vedete non c'è mai un video in cui ne parlo, perché penso che deve parlare il buon lavoro che fai. Lo faccio da 11 anni questo, ed è l'ultima volta che lo dico, ma non perché non mi piace, ma perché voglio che siano i fatti. Uso un sistema tecnologico di videoanalisi e di tutte le cose che servono, ma alla fine decido io, sulla base delle esperienze e della scienza, vedo assieme le due cose. E c'è la garanzia vita che fa il funzionamento della serie, vieni e ritorni quante volte vuoi fino a quando non sei a posto. Training camp sì, massimo 12 persone, faccio anche quelli, sì. Prosciutto, formaggio, tutto quello che volete. No, scherzo, ma la cosa più importante che faccio nella vita, la cosa che mi è riuscita meglio, intanto ciao Alice, ritorneremo anche con giro libero a fare dei fantastici viaggi anche a Lanzarote e altri posti, ma la cosa più bella, eccola qui, la cosa più bella che mi è uscita nella vita è questa, eccola qui, la Bike Academy, segnatevi bene, è il progetto più bello che mi è uscito insieme all'amico Alberto e a tante persone che collaborano, ci sono anche sponsor all'ascolto, questo è il progetto più bello, fare qualcosa per i giovani, guardate bene, andate a guardarvi il sito e poi ne parliamo. Ok, un saluto particolare prima di partire, e si parte tra un minuto, siamo un po' in ritardo ma siamo giusto, fai diete,
Grazie Ale, anche quelli che mi dicono programma alimentare, no, perché uno deve essere laureato o deve avere o deve essere un dottore in scienze della nutrizione, quindi ognuno al suo posto, ok? Quindi un saluto particolare a Federica e Giorgio, che il 2 aprile gli arriva lo scriccioletto nuovo, ok? Quindi tanta forza da parte di tutti noi a Federica e Giorgio, un bacio e un grande abbraccio da tutti noi. Un saluto a Gianni, che è appassionatissimo, ha detto guarda, mi sono fatto l'account Facebook proprio solo per le dirette di allenamento, ok? Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare un riscaldamento, due tratti in pianura e poi da 5 minuti e poi lavoriamo proprio sul sitting and standing, impariamo a stare bene in piedi e a stare seduti, a cambiare ritmo e poi andiamo a fare delle variazioni nel finale. Passeremo da 70 a 130 pedalate al minuto, attenzione, chi ha il cambio veloci, chi ha la spin bike, questa sera dovete stare molto attenti nel finale a essere veloci a cambiare la resistenza, perché faremo molti cambi di ritmo. Ma intanto iniziamo, 5 minuti, ci mettiamo a 90 pedalate al minuto, progressione, vediamo dov'è il cartello. 90 pedalate al minuto, dai, iniziamo, concentrati, ciao, ciao Nicola, ciao Anna, ciao Claudio, ciao Alessandro, ciao Luca, Andrea, il ferry arriva, ciao Jack, ciao Giorgio. Ciao Sardegna, ciao Francia, ciao Spagna, ciao Gran Bretagna, ciao a tutta l'Europa collegata. Ciao a tutti, everybody, vai Italia. Due minuti e mezzo. Tieni lo stesso rapporto.
funzionare. Grazie Alessandro. Ciao Mariangela, ciao. MX mountain bike. Seguiamo su strada, su pista, le varie categorie. Questo sì che è un concetto a 360. Come ho scritto ieri, ho avuto un sogno che mille ciclisti si riunivano per reagire. I mille ciclisti sono qui a immaginarsi nel loro momento più bello. Ok, abbiamo scaldato i motori. Altro tratto di pianura. Ancora concentrati, andiamo in rampa, in progressione. Sempre passiamo zona 3, zona 3.5, dall'85 all'87%, 7, 8 su 10 la percezione di sforzo. Ciao Magico Tempe, ciao Beppe, ciao Mario, ciao Ivan, ciao Andrea, ciao Roberto. Si riparte, altri 5 minuti, dai. Aspetta Paolo, aspetta, è presto. Massimale, non ti devono far male le gambe. Andiamo su con calma, ci prepariamo al sitting and standing che andiamo a fare dopo. Fai finta che sei a 45 all'ora, stai girando in doppia fila. Grazie Fabio, sei grande tu Beppe. Giorgio, se ti bruciano le gambe vuol dire che stai esagerando ancora un po'. Non ti devono bruciare le gambe in questa fase, eh? Bravo Massimo, la classe non è acqua. Siete più di 1000 persone e siete rock. 2 minuti. Del pedale. Grande Pietro! Grande Pietro Cipa! Numero uno! Vai Giorgio Barbol! Vai Gabriele Paolo! Quello vero, 120 italiano. Sotto soglia è quella andare forte ma con un po' di margine se vuoi regolarti con le sensazioni.
minuti di defaticamento. Come dicevo prima, nel mio sistema di bike fitting includo mettere tanti professionisti assieme, nel senso che, grazie Ercole, ciao, un caro saluto, Ercole mio collega di corso e bravissimo fondatore del gruppo L'Allenamento del Ciclismo. Se siete curiosi, se volete aumentare la vostra cultura ciclistica, c'è un gruppo da più di 30.000 membri dove tutta la vostra sete di conoscenza verrà, come si dice, appagata da questo gruppo. Ercole della Torre, complimenti, perché ha creato un gruppo fantastico di discussione sulle tematiche, quindi per i tecnici, per i più tecnici, per chi gli piace sapere le cose fatte bene, andate su Facebook e vedete questo gruppo che si chiama L'Allenamento del Ciclismo, creato da un amico, Ercole della Torre. Intanto ciao, ciao Luna, mia figlia Luna, brava, ciao Romy, ciao Luna, un bacio, tieni buono anche Tommy lì a casa, fra poco arrivo. Un saluto da dei giovanissimi Ruota Libera, questo mi fa molto piacere, vedere i giovanissimi, ok? Quindi giovanissimi, mi raccomando, non fate tutti questi esercizi, tecnici che siete all'ascolto, fate fare il cambio di ritmo, ma non fate lavorare i giovanissimi alle percentuali che stiamo utilizzando qui, Molto molto piano, una pedalata, se volete ascoltate, ma giovanissimi, piano per questo allenamento che è troppo pesante per i giovanissimi, Ok? Bene. Abbiamo lavorato nella forza, nella resistenza di forza, siamo andati a lavorare ieri sugli due max, oggi andiamo un po' a migliorare quella che è la coordinazione neuromuscolare nel finale, ma adesso andiamo a fare un lavoro molto importante di sitting e standing. Fermo un attimo la musica, aprite bene le orecchie, perché dopo non chiedetemi finché lo facciamo, perché bisogna stare concentrati. Allora, abbassa la musica, guarda, l'ho proprio spenta adesso così ci capiamo meglio. Cosa andiamo a fare adesso? Voi vi dovete immaginare una salita da 12 minuti, facciamo 2 minuti a 85 pedalate, quindi belli costanti, zona 3, fondo medio, 85%, e poi forti con l'addome, ben bilanciati, quindi si usa l'addome e si spinge per tutto l'arco della pedalata, 1,5 minuti in piedi. Se le frequenze vi schizzano fuori, se vi bruciano le gambe e tutte queste cose qui, mollate e vi sedete, ok? Ma è molto importante che facciamo questo lavoro. Andiamo a fare 2 minuti seduti, 1,5 minuti in piedi, 2 minuti seduti, 1,5 minuti in piedi, 2 minuti seduti, 1,5 minuti in piedi. Impariamo bene la cadenza, artisti, metronomi, l'arte di andare bene in bici, ok? Se vi scomponete, se iniziate a fare questo lavoro qua con le spalle, mettete un rapporto più agile, prediligete la correttezza di esecuzione. Ok? Pronti? Dai che andiamo. Sono 12 minuti totali, quindi 2 minuti seduti, 1,5 minuti in piedi per 3 volte. Lo so che avete già fatto i conti e non corrisponde 12 minuti, ma fidatevi perché è un fuso orario diverso dal vostro, ok? Dai. Quindi, immaginatevi la salita bella, quella dove di solito fate i lavori, 5% di pendenza, ok? E poi andiamo. Io vado a regolare la resistenza, ho usato la modalità livelli, quindi niente percentuali, uso rapporto. Quando andiamo in piedi, un rapporto più duro, ok? Grazie della domanda, Vittoria.
Sistemate tutto. Ne parleremo domani sera della tua domanda, nella live di domani sera alle 21:15. Minuti, metti un rapporto più agile con la bici da corsa o con la mountain bike, una resistenza più molla. Forti con l'addome, un dente più duro con la bici, una resistenza più dura con la spin bike. Testa anche se siete sulla spin bike, eh. Cercate di tenere il mento alto per usare la muscolatura per quanto possibile, anche se è diverso, anche se il sistema tonico posturale lavora la propriocezione è completamente diverso che in esterna, ma cerchiamo almeno le curve fisiologiche di tenerle simili a quanto avviene in esterna, quindi mento alto, braccia morbide, non stantuffate, tieni un minuto, se brucia molli. Nessuno te l'ha ordinato di fare questo, eh? Vero dottore?
E allora perché sei qua? Perché quando ti prende la furlanite succede questo. È un ghigno, che è un misto tra un sorriso, è un misto tra sono un duro, è un misto tra sono buono coi buoni e cattivo coi cattivi. Tutto questo è. Quattro minuti alla fine, metti un rapporto più agile, siamo ancora in salita, torna in zona 3, torna all'85, ovviamente la frequenza cardiaca sarà in ritardo rispetto alle sensazioni, per cui non diventate matti. Ciao Tommy! No cara Daria, no! Vi voglio bene, no? Vi voglio morto! Un minuto e mezzo e poi relax! È immancabile il commento di Darione con un timing perfetto per la grinta dell'ultimo minuto e mezzo! Ciao! Grande Darione, ciao, un abbraccio! In trazione continua, niente strappi alla catena, abbassa leggermente il tallone, bacino vicino alla punta della sella, quasi a sfiorarlo, respiro lungo coordinato. Tre minuti di relax. E visto che siete così bravi, così attivi questa sera, ripetiamo la serie. Ma non siete felici? Io sì, dai. Ok,
Allora, quello che state facendo, quello che stiamo facendo, non ha nulla di nuovo per me, perché è quello che ho fatto 25 anni nei gruppetti. Pronti via, ti eri immaginato una stagione alla grande, focalizzavi la vittoria, pronti via, salita, pam, in quattro staccati. Chi era il primo a staccarsi? Furlan. Ok? Poi la volta non mollavo, ne prendevo uno, due, tre, ne prendevo 5, 6 corridori, ne prendevo altri 6, 7, 8 e quegli 8 mi guardavano in faccia, disperati, e io li facevo, dai, andiamo. Poi ne prendevamo degli altri, e poi degli altri, e quel gruppo diventava di 20 corridori. Mi guardavano in faccia, come dire, cosa facciamo? E io, andiamo, ma sei sicuro? Mancano 160 km e siamo in 5, cosa facciamo? Andiamo, e andiamo. 6 ore, 5, poi 6, poi 30 e poi fino all'arrivo, ok? Ottimo, Enrico, ai ragazzini fate pista, certo, fate pista, ma fate anche tutte le altre discipline, ok? Fate BMX, fate pista, fate mountain bike, attenzione, multidisciplina. Multidisciplina non vuol dire bruciare i ragazzini e farli fare le ripetute di mountain bike in salita a novembre, i giovanissimi, Vuol dire farli giocare con l'abilità, perché se noi trasformiamo la mountain bike per andarli a far salita o 2 ore di allenamento a novembre, li bruciamo lo stesso i giovanissimi, ok? Quindi fateli fare pista, mountain bike, BMX, tutte le abilità, judo, karate, hip hop, parkour, calcio, tutti gli sport, esperienze coordinative, ok? E poi il ciclocross è bellissimo e poi si inizia giusti con la stagione. Attenzione, perché multidisciplina è stata presa un po' all'italiana. Adesso facciamo mountain bike, gli tiri il collo lo stesso ai giovanissimi se li metti in bici a novembre, eh? Ok? Quindi si parla tanto che non ci sono dei talenti in Italia, ma se li bruciamo con la multidisciplina siamo punto e a capo. La multidisciplina, quella vera, vuol dire giocare. Giocare non è mica una puttanata, vuol dire che ci siano dei tecnici formati che sanno che l'attività ludica contribuisce al patrimonio formativo dei ragazzini. E non è facile, non è facile. Dove si può fare pista in zona Vicenza, so che i ragazzi della Mainetti le portano al velodromo di Sossano, ad esempio. Ok? Quindi questo è quant'altro. Non è un discorso cosa faccio fare, fateli fare di tutto. Vedete quella bici là dietro? Quella disciplina là io l'ho fatta fino a 16 anni, ok? Ho iniziato a correre su strada da allievo secondo anno e poi ho fatto 14 anni professionista. Quindi chi vi parla? Vi posso dire che ha funzionato. Ok? Molto bene. Adesso ripetiamo la serie. Se volete dare un occhio a cosa vuol dire multidisciplina, guardate qui. Il progetto più bello che mi sia riuscito nella vita, il lavoro per i ragazzini, è meglio di una vittoria alla Vuelta. Questo mi dà più emozioni di una vittoria alla professionista. Provare per credere. Fatelo anche voi, guardate questo sito. Ok? Ripetiamo la serie, pronti, perché lo so che vi siete raffreddati. Dai che andiamo, 85 pedalate, 12 minuti di lavoro. Questa sera andiamo un po' oltre, 5 minuti extra vi regalo e lo faccio volentieri perché siete stupendi, ancora 1000 persone agganciate, 1000 cuori che battono per stare bene. BMX è la base per tutte le discipline? Assolutamente sì. End of discussion. Sorry, actually my English is really bad, I'm sorry for that. Ok? Dai che andiamo. Hop, hop, hop. Pronti a salire in piedi? 3, 2, 1, su, si salta in piedi, si parte in piedi, zona 3.5, hop, 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 siamo partiti subito in piedi, quindi in piedi, seduti, piedi, seduti, zona 3.5, 87% della frequenza cardiaca massimale, e intanto i 1000 resistono, Garibaldi, scrive Paolo Carli. Hop, hop, hop. Se il cuore ti va fuori soglia, se stai facendo troppa fatica, siediti. Lavora di più sulla correttezza di esecuzione. Questa sera è proprio una maestria per imparare il gesto, l'arte di pedalare bene, che non è per tutti, ma affinata negli anni. Ricordatevi quanto è importante il corpo nell'insieme. Chi non l'ha curato starà soffrendo come un cane in questo momento. Chi cura il corpo nell'insieme
vi verrà facile fare questo esercizio. Quindi pedalare, cercate di sganciarvi da questo concetto che pedalare è solo gambe, pedalare è corpo nell'insieme. Mi siedo, metto un dente più agile. Due minuti. Tanta pedalate, un minuto e mezzo, per la seconda di tre volte. Zona 3.5, 87% ovviamente arriverà in ritardo, 7 su 10 la fatica. Se non ne capisci più niente con cadenze, potenze e quant'altro, stasera andiamo a curare la maestria del gesto, ok? Se vuoi raggiungere il nirvana del ciclismo, prima degli strumenti, impara a conoscerti. E da oggi facciamo un esercizio, un segreto che ho imparato in carriera. Prima mettetevi a quella che secondo voi è una zona e poi guardate se il computerino vi dà ragione o meno. Ok? Chi riesce a fare quello è un master of cycling. E voi lo siete. Più di 1000 cuori italiani ed europei stanno facendo un qualcosa di incredibile, perché sei tu la persona speciale. E sono io quello che nel gruppetto ti porta all'arrivo. Ok? Sono andati via tutti, ma noi non ci stiamo, noi arriviamo.
minuto. Andiamo in piedi. Artisti. Un minuto e mezzo e poi relax. Un rapporto più duro. Zona 3.5. Top, 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 top. Arriva, arriva Enrico, quella roba lì che manca, arriva. Lentamente ma arriva. Inizia per F per caso. 30 secondi. Arte, arte, arte. E cominciano i primi abbandoni. Ma siete stati bravissimi a resistere i 1000 fino a qui, non l'avrei mai detto. Bravi. Hop, 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 hop. Zona 3.5. Ora è 1000. Ma chi siete? Ma quanto forte batte il vostro cuore? Ma quanto stiamo bene? Dai gruppone, dai che rientriamo. Nell'ultimo tratto facciamo il culo a tutti. Ok, recuperate, piano 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 piano, recuperate, piano 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 piano, e manca l'ultimo lavoro di oggi, eh? Allora, sono, fammi fare il conto qua, sono 7 minuti di lavoro, ok, se volete fermarvi un secondo che ve lo spiego bene, perché qua faremo del gran casino nelle prime, eh? Allora, abbiamo lavorato adesso sulla vostra capacità, sul core stability, sulla metronomo, sulla capacità di tenere una linea, una forza, di usare l'addome, tutti i muscoli per stare dritti in piedi. Adesso andremo a lavorare sulla variazione di ritmo. Allora, molti atleti si allenano sulla forza, in salita, con sti rapportoni. Cosa succede? Che se voi vedete in tutti i modelli di prestazione del ciclismo, che siano discipline veloci o quant'altro, anche nelle stesse gran fondo, il concetto di resistenza è cambiato. Quindi non è più quanto sto in bici, ma quanto forte faccio quello che devo fare. E se voi guardate in tutte le gran fondo, anche la prima salita, in tutti i file che io analizzo, c'è l'esplosione totale. Chi riesce a resistere a quel momento forte, poi si mette a ruota. Ma chi non ha i picchi, resta là, ok? Quindi, un'altra cosa che le persone non sanno fare è il cambio di ritmo, ok? Quindi, perché la gamba si addormenta lavorando sulla forza. Adesso vi faccio fare una cosa che il vostro sistema, lo stato di comfort, si rifiuterà in tutti i modi di fare. Intanto dovreste essere molto veloci, ok? Intanto grazie Maria, sì, l'ho fatto volutamente, se no non riusciamo a finire vivi la cosa. È brava che ti sei accorta. Allora, andiamo a fare questa cosa. E vedrai perché li ho saltati adesso. Si parte a 70 pedalate, quindi rapporto molto duro, 70 pedalate, salita, zona 4 piena, percezione di sforzo 8 su 10, ci si alza in piedi per 50 secondi, ok? E poi si mette tutto agile e per 30 secondi si va quasi a 140 pedalate, ok? Ripeto. Questo lo faremo per 5 volte di fila, fammi vedere qua, sì. Faremo 5 accelerazioni di questo tipo. Durerà 7 minuti. Quindi, parto a 70 pedalate, bene attenti. Parto a 70 pedalate. Salita dura. Esatto, uno scollinare è quel momento che si fa la differenza. Bravo Roberto. Quindi, salita dura. Sto spingendo 70 pedalate, hop. Hop, mi alzo in piedi, 50 secondi, quando dico discesa, si mette tutto agile, si fa 30 secondi se riusciamo ad arrivare alle 140 pedalate. Facciamo questo per 5 volte, dura in tutto 7 minuti, ecco perché ho chiuso 2 minuti prima, se no non ce la facevamo, ok? Siete pronti? Non ho sentito, siete pronti? Andiamo! Via!
minuto si parte. Metti a posto la gamba. E intanto ricordo, domani riposo, ma qualcosa ve lo metto alle 6. E domani sera 21:15 parliamo di come migliorare la propria performance attraverso questo, cambiando lo stato emotivo, e come prevenire gli infortuni cambiando stato emotivo, come gli infortuni sono legati allo stato emotivo. Quindi domani si parla di testa, stati emotivi che cambiano la performance. Domani sera, ok? Quindi domani sera 21:15 live con Angelo Furlan e Luca Moschini si parla di come lo stato emotivo influisce sulla performance, sugli infortuni o sulle vittorie. Argomento molto interessante. Ed eccolo lì! Un applauso a Franco, Alberto, Fredrik, Thomas, Dennis, protagonisti di quella serata, questa sulle mani, 30, 40, un minuto alla partenza di questo lavoro che sicuramente avete capito benissimo. Infatti mi piacerebbe avere 1000 telecamere per vedere il casino che facciamo adesso, ma non importa, l'importante è che ci sia questa. Quando c'è questa, tutto il resto non conta. Dai che andiamo! Intanto vi ricordo, date un'occhiata al progetto più bello che ci sia capitato di fare nella vita. Il ciclismo amatoriale deve, può sostenere il ciclismo giovanile. Guarda qui, segna bene, fai lo screenshot. Questa è una figata. Vai per i giovani. Dai che ci siamo! In regia, Alberto DJ. Un applauso Alberto. Un applauso. Ok? Dai che si parte. Metti a marcia dura, dura. Metti a marcia dura. 5 secondi. E si parte. Su con le emozioni, pieno di endorfine. Dai che siamo rientrati in gruppo. Dai che gli facciamo il culo chi ci aveva staccato in salita. È la nostra vendetta. Prendi lì. Scende, molla tutto. Thank you.
Passa uno, passane un altro. Tre minuti e mezzo alla fine. Tre volte discesa. Stai bene, stai bene, o molli o diventi forte. Vuoi mollare? Molla, molla. Non te l'ha mica ordinato il dottore, ma quanto bene ti fa stare. Io penso che tu tieni con me. Italia, Italia. Pronti a scendere? Manca un minuto e mezzo! Sale l'adrenalina, prendi posizione, sale l'endorfina, ultimo scatto prima del giorno di riposo, biondati, 100 chilometri orari, 1000 italiani in fuga, ultima, fantastici, grazie per quello che mi avete insegnato oggi, grazie. Perché quello che mi dà una grinta bestiale è non essere il favorito, virgola, in partenza, puntini puntini, e qua dico tutto. Subito, se no vi restano le gambe come due salami. Grazie di cuore, come sempre, a Claudio Licheri, la scintilla, il detonatore in senso buono di questa iniziativa. Grazie Claudio Licheri. Lascia stare l'amico, l'abbiamo già detto, magari il ciclista racconta un po' più bugie di un pescatore.
ma quando si tratta di impegnarsi e far fatica, qua siamo a cuore aperto, tutti, sincerità, perché non esiste momento più sincero di quando stai facendo fatica. Questo momento vi aiuterà a capire gli amici veri da chi no. In questi momenti siamo in gruppetto, ci hanno staccato subito, ci sono 6 ore per andare all'arrivo. Non devi lottare per vincere, devi lottare per salvarci. Quante metafore di vita ha il ciclismo? Ma quanto la vita assomiglia al ciclismo? Quanto la vita assomiglia alla vita del gruppetto? Quante volte ho vissuto la situazione di adesso, da una vita intera. Ma quando rientri, si devono tenere forte, perché li facciamo il culo così a tutti. E non molliamo, ok? Quindi, viva tutti voi che siete qua, viva i giovani, viva il ciclismo amatoriale. Io spero che vi resti dopo questa esperienza, continuate a fare quello che facevate prima, quando tutto ritornerà normale, ma ricordatevi, si può aiutare il mondo dei giovani, fate giocare i ragazzini, ok? Il mondo del ciclismo lo stiamo dimostrando, tutte le discipline, tutte le categorie sono qui, ok? Grazie mille, vi ricordo, giovedì sera, cioè domani sera, domani ci sarà riposo, venerdì andiamo a stimolare un altro tipo di forza, sabato tipo gara, ma domani sera, ore 21:15, diretta live sempre su questo canale, vado a parlare con Luca Moschini di un aspetto fondamentale, e andremo a parlare anche di tanti altri aspetti andando avanti, grazie Stefano. Un aspetto fondamentale domani, la testa, la psicologia. Si può allenare questo muscolo? Assolutamente sì. Domani sera parleremo come migliorare la propria performance cambiando lo stato emotivo con una strategia. E andremo anche ad analizzare perché molti atleti over 50 si infortunano spesso, soprattutto ciclisti ma anche triatleti. Perché tanti atleti over 50 sono tutti spaccati? E se dipendesse da un certo status emotivo? Andremo a fare tante cose, ok? Quindi andremo a lavorare, a capire come la mente influisce sulla prestazione. Domani sera 21:15 live. Domani alle 6 non chiedetemi se c'è la diretta. Anzi, facciamo un gioco, vediamo il primo che lo chiede. Perché domani è riposo, ma vi metto qualcosina, ok? Grazie mille, oggi più di 1000, quindi facciamo ancora un minutino e voglio salutarvi tutti quanti. Mi raccomando, fate stretching, non fate finta di niente. Io non lo faccio perché sono un pessimo esempio, cioè non ve lo faccio vedere, ma lo faccio nell'intimità, ok? Quindi, adesso sono le 19, faccio 2 minuti a salutare tutti quelli che passano e poi ci salutiamo. Quindi ciao Fabio, ciao Angelo, ciao Fabio Ferro, ciao Angelo Russo, ciao Marco Giacomuzzo, ciao Danilo, grazie, ciao Antonio, ciao Gabriele, ciao Denis, ciao Tiziano, grazie per sentire che è verissimo, ciao Angelo, mamma che goduria, dai, ciao Sian Pio Decimo, ciao Fabio Sperotto, ciao Elisabetta Cane, ciao a Giorgio Baracco, grazie a te Giorgio, ciao Piero Pacchetti, domani corpo libero? No, domani vi metto un esercizio di yoga e respirazione della mia carissima collaboratrice Gabriella Ometto, quindi domani vedrete Gabriella in azione alle 6. Con gli esercizi di yoga e una strategia per la respirazione e l'allungamento dello yoga, importante che è quello per il ciclismo. Ciao Piero, BMX Rules, oh yeah! All the new school insieme, we love you! Daniele Cervellini, ciao Riccardo Borsato, ciao Antonio domani! E vince il premio Antonio! Ciao Matteo, ciao Francesco, ciao Alessandro, non far finta di niente, sai che devi portare il vino qua! Ciao BMX Besnate, BMX fantastico, guardala dietro, guardala la latch, storica. Ciao Valentino, ciao Serenella, grazie a te. Quindi vedo tanti like, ricordatevi, condividete, mettete le vostre storie, invitate più gente possibile a mettermi piace alla pagina. Serenella, Lucia, mettete dentro amiche, che ci sono troppi maschi qua, non vorrei diventare icona di un altro ambiente che peraltro non mi dà assolutamente, io sono di mentalità aperta, ma se venissero un po' più di donne in questa pagina sarebbe meglio, anche perché voglio fare una live dedicata solo alle donne, una serata, ok? Ciao Ivano, ciao Danilo, ciao Max, ciao Elena, quindi Elena portami dentro un po' di donne su sta pagina, sennò pensa che siamo maschilisti, eh? Ciao Nicola, ciao Riccardo, adesso me ne vado via, è stato un piacere. Ricordatevi sempre questo, taggate, hashtaggate, condividete, si deve parlare di questo, perché dobbiamo dare un messaggio forte,
al ciclismo, e se avete ragazzini o quant'altro, guarda qua, pronti per lo screenshot, tasto destro, sinistro, tac, ok? Bene, grazie mille a tutti, pizza meritata, sì, con un apporto proteico per regolare. Ciao Elena, la nostra influencer, ciao, salutami anche Jack, e basta, ciao Egisto, basta, vado via, vado o sto? Vado, ok. Domani riposo per quanto riguarda questo, ma vi metto delle cose di yoga. Giovedì sera 21:15 si parla di aspetti mentali, sempre in diretta. Forza Italia, ciao!